Grazie. E intanto volevo ringraziare il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Avvocato Nesta, e naturalmente anche l'istituzione Cassa Forense e Accademia Forense, Sindacato Avvocati, per la sensibilità dimostrata sul tema dell'amianto. In realtà il tema dell'amianto, vado subito al cuore del problema, e lo anticipava anche l'avvocatessa Irma Conti, che in pochi secondi ha tratteggiato il quadro chiaro anche del ruolo dell'avvocatura e della funzione della mediazione, ma tornerò su questo tema. Dicevo che il ruolo dell'avvocatura è molto importante, e questo ruolo emerge in modo particolare proprio sul tema della tutela dei più deboli e fa riflettere sulla incapacità della politica spesso e delle istituzioni che dalla politica sono in qualche modo governate, di affrontare e risolvere questo problema delegandolo spesso alla magistratura. È un buttare la palla in tribuna, e l'amianto è un po' la metafora di tutto quello che rappresentano gli elementi cancerogeni o dannosi per la salute umana. Quando fui nominato dal ministro Costa all'epoca dei due governi Conte, quindi ministro dell'Ambiente Costa, come commissario per redigere la sintesi del quadro normativo che per quanto riguarda l'amianto è frastagliato e contraddittorio sotto certi aspetti. Ricordo che il 3 ottobre è stata modificata la direttiva comunitaria 148 del 2009, che riduce da 100 fibre litro a 10 fibre litro i livelli espositivi. Questa a dimostrazione che avevamo ragione noi quando dicevamo che si deve tendere al rischio zero. Affermare cioè che sia lecita o possibile un'esposizione ad amianto di 100 fibre litro o con una normativa ambigua, perché è stata successivamente corretta dalla Suprema Corte di Cassazione, cito tra le tante la quarta sezione penale 38.991 del 2010, che interpreta il limite delle 100 fibre litro come un limite di maggiore attenzione, quindi non già un salvacondotto al di sotto di quel limite, quanto piuttosto un maggior onere. E tuttavia questa questione delle soglie è stata una questione strumentalizzata, e in questo ambito, in questo gioco al massacro, che ho istituito dal rinvio di tutto alla magistratura. Quindi proprio le parole di Irma Conti mi suggeriscono, della collega avvocato Irma Conti, mi suggeriscono di affrontare proprio questo tema. L'avvocato Bonanni Saraceno ha già tratteggiato il problema del mobbing, amianto e mobbing. L'amianto e mobbing in realtà si pone in una concezione, in un'ottica come quella celeberrima dell'Ilva di Taranto, del presunto contrasto tra salute e lavoro. Il dilemma: morire di fame o morire di lavoro? In realtà è un falso dilemma, per le ragioni che accennava il Presidente Nesta, Avvocato Nesta, in relazione ai principi costituzionali. Di fronte a questo falso dilemma, tutto si è risolto con le soglie. Spesso sono stati aumentati i limiti di soglia e resa legale l'attività dell'ILVA, rispetto alla quale l'ONA è costituita parte civile in tutti i procedimenti e rispetto ai quali siamo operativi fin dalle prime indagini del procuratore Sebastio. E diciamo, abbiamo apprezzato il cambio di rotta anche della Corte Costituzionale, che nella più recente sentenza ha valorizzato più il lavoro e la tutela della salute, affermando che il lavoro deve essere salubre. E allora qual è il ruolo dell'avvocatura? Il ruolo dell'avvocatura è un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti dei cittadini. E ricordo che ci fu proprio un caso di mobbing, anzi più di uno, casi storici, ma casi anche giornalieri di mobbing nell'Ilva di Taranto, dove i lavoratori che denunciano la presenza di amianto tuttora presente negli altiforni. Quindi c'è una strage di cittadini innocenti nel quartiere Tamburri, e che colpisce anche addirittura i bambini con leucemie ed altro.
abbiamo amianto presente all'interno che ancora non viene smaltito e praticamente condizioni di epidemia dell'intera città di Taranto, dove i casi di mesotelioma sono il 400% in più di quelli ordinari e dove i casi di cancro sono il 300% in più ed hanno un notevole aumento nella zona d'Amburio, addirittura tra singoli reparti della stessa ILVA. Quindi questo è il quadro. Allora, la politica e le istituzioni non possono delegare alla magistratura di agire solo quando c'è già la strage, dove c'è già la lesione irreversibile dell'ambiente. Ricordo Casale Monferrato, dove continuano a morire solo di mesotelioma. Ricordo che il mesotelioma è soltanto la punta dell'iceberg. Allora questo è un punto chiave fondamentale. Il ruolo dell'avvocatura, si è voluto svilire l'avvocatura perché l'avvocatura rappresentava la tutela del più debole. Io ricordo quando nel governo Prodi l'attivo dell'INAIL fu incamerato nel bilancio dello Stato e noi come ONA abbiamo fatto ricorso alla Corte Europea per i diritti dell'uomo. Quindi l'avvocatura, il ruolo della, si è voluto svilire da parte della politica il ruolo dell'avvocatura, proprio perché l'avvocatura rappresenta la tutela del diritto del più debole e dei cittadini più deboli. Questo è il punto. E così anche a Taranto come a Casale Monferrato. Caso emblematico del signor Smidaini, io è una vita che sono parte civile nei procedimenti Eternit e ne vediamo di tutti i colori, diciamo in senso buono, colori tra virgolette, perché il nostro Smidaini, nonostante abbia determinato la morte di migliaia di persone in un modo o nell'altro, tra prescrizioni, capo di imputazione che magari è scritto male, poi ci sarebbe pure da dire di qualche magistrato che praticamente potrebbe pure scrivergli meglio i capi di imputazione, essere più celere, eccetera. Ma semplicemente il punto chiave, allora a questo punto, è un ruolo dell'avvocatura, di un diritto penale che deve essere un diritto penale della prevenzione e quindi deve in qualche modo interdire le condotte pericolose anche con reati contravvenzionali. Quindi una funzione di prevenzione del diritto penale. Una prevenzione quindi affidata anche al ruolo attivo dell'avvocato. Ne discutevamo in una telefonata con il presidente, avvocato Nesta, il ruolo di prevenzione, la tutela non è soltanto la tutela risarcitoria di chi è già morto, la tutela è anche di chi rischia di essere esposto all'amianto o altri cancerogeni. E quindi l'azione attiva dell'avvocato è fondamentale e la questione della tutela della salute non può essere, addirittura di intere comunità, non può essere demandato al magistrato dopo che si è verificata la lesione. E allora è questo il ruolo fondamentale promotrice dell'avvocatura per sviluppare nei nostri politici la necessità di avere non un occhio miope. Ricordavo in un recente convegno presso la Camera dei Deputati che, e questo è un dato emblematico, allora, nella storia delle vittime dell'amianto spesso si è parlato di lotta di classe, lavoratore, datore di lavoro, padrone, scontro di classe, delega alla magistratura chiamata a regolare lo scontro della lotta di classe. Queste concezioni hegeliane o marxiane o anche nicciane, se parliamo poi di supereroi a difesa dei più deboli, i superuomini, i supereroi, lo dicevo in chiave più folcloristica, supereroi, quindi noi dobbiamo superarlo questo, affidandoci alla classe forense, al gruppo, alla istituzione forense. Ed ecco perché ho apprezzato l'iniziativa anche della costituzione del sindacato forense. A mio modo di vedere l'avvocatura deve trovare dei momenti di unità e di connubio con le popolazioni. Anche questa azione di tutela non deve essere limitata soltanto a chi ha già subito la lesione, che può essere una malattia, eccetera, o anche la stessa azione di mobbing per chi denuncia le situazioni di rischio. Deve essere un'azione di tutela generalizzata e preventiva, riconosciuta ed istituzionalizzata con pari dignità, come il ruolo che si vuole attribuire alla stessa magistratura. Non capisco perché il magistrato spesso si erge,
Ma poi abbiamo visto che alla fine anche questi, questi magistrati supereroi della tutela del diritto dei lavoratori non, poi alla fine franano, e quindi il concetto è quello che anche culturalmente deve essere affrontato il ruolo dell'avvocatura, che deve essere un ruolo anche culturale, sociale e culturale, e gli ordini forensi sono l'istituzione che, a mio modesto avviso, deve essere riconosciuto, e quindi il Consiglio Nazionale Forense, riconosciuti non soltanto organi dell'amministrazione, dell'iscrizione all'albo e di quanto ne consegue, ma anche come elementi di propulsione, di istituzionalizzazione e di proiezione nella società e nella cultura del ruolo dell'avvocatura, che quindi non può essere limitato soltanto a difendere la vittima o i familiari della vittima, ma deve farsi propulsore, come abbiamo recentemente anche affermato presso la Camera dei Deputati ai nostri politici, abbastanza, diciamo, abbastanza miopi sotto questo punto, sordi, anche un po' sordi, e quindi potrebbero fare la domanda all'INAIL per poter prendere la rendita per ipoacusia, perché praticamente hanno un problema pure problema di udito. Ecco, questo è il quadro della situazione. Quindi la mediazione penale è importante, il diritto penale non deve essere una iperplasia che si aggiunge e allunga anche i tempi dei processi o comunque dei risarcimenti. Ricordo che una vittima dell'amianto in media, adesso forse un po' di più, grazie ai nostri tanti impegni e sollecitazioni per una migliore azione di cura, di diagnosi precoce e cura, ma ricordo che la durata media della vita di un malato di mesotelioma prima era dai 2 ai 4 mesi, adesso dai 4 ai 9 mesi, e che praticamente solo il 7% arriva ai 5 anni. Quindi diciamo anche per il tumore al polmone i tempi di sopravvivenza sono un po' più lunghi, però sono sempre tempi di sopravvivenza relativamente lunghi relativamente, e quindi anche qui c'è la necessità che bisogna definirli subito questi procedimenti. Io ricordo quando si discuteva, quando il ministro Bonafede, che era anche un nostro partecipante a tutti i convegni eccetera dell'ONA eccetera, dice raddoppiamo i termini di prescrizione, prescrizione sine die eccetera, ma così ci capiamo, una famiglia che ha uno stipendio di uno che lavora in fabbrica, 1100 euro, 1200 euro di stipendio, quello muore di mesotelioma e lascia i bambini di, che ne so, di 7 o 10 anni, e poi che cosa deve fare? Una causa che dura 20 anni, 10 anni, 20 anni, prescrizione mai, non si finisce più. Questo è profondamente sbagliato. Quindi quando il politico dice raddoppio del termine di prescrizione, questo e quell'altro, non si rende conto di quella che è la situazione. E poi si porrebbe un problema, naturalmente si pone un problema di dismisura delle forze in campo, perché io nei processi penali, per civili ma anche penali, ricordo in Cassazione il professor Coppi ed Eternit I e tanti altri illustri colleghi, giustamente, che sono maestri del diritto penale, nel diritto del lavoro, cioè io contro tutti gli ordinari di diritto del lavoro, diritto civile, eccetera, più di uno messi tutti insieme, ma c'è anche una sproporzione delle forze in campo. Cioè, queste cause sono cause in salita di gente che muore dopo 40-50 anni dall'esposizione. Abbiamo tempi lunghi poi di durata della causa. Quindi ci sono una serie di problemi che a mio modo di vedere dovrebbero essere in qualche modo riequilibrati e anche resi etici. C'è anche un problema di eticità del ruolo dell'avvocato. O comunque anche le istituzioni dovrebbero capire che la difesa del più debole è una funzione fondamentale, e quindi dovrebbero riequilibrare anche da vari punti di vista il loro modo di agire e di fare. Questo è il quadro della sede. Dico solo, e chiudo, che praticamente il testo normativo di questa commissione, che era presieduta dal dottor Guariniello, naturalmente aveva nel testo normativo aveva una serie di reati che in qualche modo anche il ministro mi chiese di scrivere, e che naturalmente io ho scritto non essendo convinto che la questione dell'amianto si risolva con i carabinieri, quanto piuttosto con la bonifica, messa in sicurezza, rimozione, addirittura con premi INAIL bassi per chi è amianto frio o per chi non ha cancerogeni, premi INAIL che aumentano se uno ha la contaminazione,
per esempio estinzione del reato contravvenzionale o colposo, se si bonifica o se si risarcisce, eccetera. Ci sono altri elementi piuttosto che l'azione. Ecco, direi che poi il governo Draghi, il ministro Cingolani, ha messo nel cassetto il lavoro che noi abbiamo fatto gratuitamente per cercare di armonizzare la normativa. Anche il problema della normativa iperplasica e contraddittoria, un altro tema rilevante. Quindi il convegno di oggi è molto importante. Noi come ONA abbiamo ottenuto il sostegno dell'Ordine degli Avvocati di Milano, di Taranto, di Trieste, diciamo che l'avvocatura e anche la presenza del Presidente Nesta, che voglio dire è un principe del foro, una persona, e anche gli altri consiglieri, l'avvocatessa Irma Conti, eccetera. Quindi sono presenti oggi avvocati di grande spessore culturale, etico, morale, veri rappresentanti dell'avvocatura, e quindi questo ci conforta ad andare avanti e ci traccia la strada maestra, che è quella di un ruolo dell'avvocatura fondamentale, che deve essere rivalutato attraverso una sinergia di tutti noi avvocati, che dobbiamo in qualche modo dire la nostra in modo pacifico, naturalmente pacifico, con il ragionamento come abbiamo fatto alla Camera l'altro giorno, eccetera, pacificamente, ma sicuramente diciamo il nostro ruolo non può essere reso come quello di maggiordomi della magistratura, con tutto il rispetto per la magistratura, ma ognuno il suo ruolo, e dico che diamo ognuno il suo ruolo, a Cesare quel che è di Cesare, però noi dobbiamo essere gli elementi propulsivi nel campo sociale e anche culturale, la cultura della tutela in prevenzione, che è un ruolo fondamentale, anche di correggere. Ci hanno voluti zittire, o ci vorrebbero zittire, perché noi siamo menti libere, mentre il giudice è cosiddetto soggetto alla legge, quindi non può avere nei suoi provvedimenti un'azione critica. Noi nella nostra difesa siamo i veri creatori, con i nostri ricorsi alla Corte Europea per i diritti dell'uomo. Nella più recente giurisprudenza della Cassazione, lo segnalo ai penalisti, noi siamo riusciti a ottenere sentenze fondamentali, che cause su casi dell'amianto, dove praticamente il risarcimento, anche per la responsabilità civile da reato, si applicano le norme contrattuali. Il riconoscimento INAIL diventa l'affermazione che c'è una responsabilità civile da reato. Queste mie tesi sono state recentemente confermate dalla Corte di Cassazione confermando o annullando varie volte. La più recente, di luglio, sul lavoratore dell'ATAC che è fumatore ed esposto ad amianto, dove la Cassazione ha detto: se c'è esposizione ad amianto, tu comunque devi dare la concausa, ed ha annullato una doppia conforme della Corte di Appello, dicendo che se c'è un cancerogeno, allora o di motivi escludendo che abbia avuto un rilievo, oppure tu devi comunque risarcire, ed ha annullato. Quindi anche la magistratura della Corte di Cassazione si muove in quest'ottica di tutela. Quindi un conto è penale, anche nel processo penale, e un conto è il risarcimento. E quindi anche la Corte Costituzionale, con la sentenza 182 del 2021, ci dà un profilo, uno spunto, e quindi la mediazione penale svolge un ruolo ulteriormente importante e fondamentale.